Ciao amiche di Filo, guardate che carine queste borsine, portaoggetti, portachiavi, molto belle anche da regalare e si possono fare con dei ritagli di stoffa, di tessuto. Nel video vi do tutti i consigli sui tessuti da utilizzare, su come personalizzarle, ecco, con dei particolari diversi gli uni dalle altre. Questa è una forma un po' diversa e anche non è foderata all'interno. Allora, potete usare per esempio dei tessuti di tappezzeria, del sughero oppure dei ritagli di jeans. Nel mio caso questo è proprio un ritaglio che ho usato per un altro progetto. Quindi utilizzo il cartamodello che è di 14,5 alto 9,5 e alla base ci sono due quadratini di 2,5 cm. Poi alla fine vi faccio vedere anche una variante. Quindi la rivolto sul retro del tessuto, questo lo dico per le principianti, se necessario fissate con gli spilli, comunque riportate il contorno anche utilizzando una penna oppure un gessetto, insomma quello che per voi è più comodo, e poi bisogna ritagliare proprio su questa linea. Questo perché il cartamodello contiene già i margini di cucitura, nulla toglie che potete fare qualche piccola variante a questo cartamodello, ok? Quindi ritaglio tutto quanto questo contorno. Quindi ritaglio due parti da mettere all'esterno. Poi allo stesso modo vado a ritagliare due pezzi di tessuto, in questo caso più leggero, questo è un tessuto di cotone, da mettere all'interno. Avrò bisogno poi di due pezzetti di cintina, come ne so, abbinata. Quindi la potete prendere tono su tono dello stesso tipo. Queste sono delle cintine di cotone, larghe 1 cm, larghe 1,5 cm. Questo per esempio, potrebbe andare bene anche il cordoncino di macramè. Utilizzate quello che avete. Quindi queste due cintine che ho ritagliato io sono di circa 13 cm. E poi preparo anche la targhetta per scrivere che è fatto a mano, proprio perché questo è un oggetto che voglio regalare. Ho preparato anche una cerniera, poi vediamo in dettaglio le misure. Quindi trovo il centro qui di questo lato per tutte e due le parti esterne. Potete mettere uno spillo se preferite, io faccio questo piccolo taglietto e qua adesso io per evidenziarlo per voi metto uno spillo e poi a 2 cm a destra e a sinistra del taglio vado a marcare e poi da quel punto sistemo questa cintina. La metto come se fosse sostanzialmente il manico della borsina, ok? La posiziono per bene su tutti e due. Adesso la fesso facendo proprio una cucitura con il punto dritto. Metto anche la targhetta fatta a mano, visto che mi sono ricordata. Quindi la fisso e poi vado a cucire. Allora basta fare una semplice cucitura con il punto dritto solo sulla cintina, oppure si può continuare, ecco, su tutta questa parte qua. Non è necessario neppure fissare il punto e l'ho fatto a circa mezzo centimetro dal bordo. Poi fisso anche ovviamente la targhetta allo stesso modo. Quindi preparate tutte e due queste parti, sistemo la cerniera. Vi consiglio di prendere una cerniera di almeno 20-25 cm in modo tale da poterla aprire completamente e poi iniziare a fissarla qui proprio dal bordo. Fisso così e vado con una cucitura. Qui faccio attenzione perché lascio circa 7 mm, ok? Meno di 1 cm. Faccio la cucitura solo dall'inizio, anzi qui piego un pochino il bordo iniziale della cerniera, la fermo così e faccio fino allo spillo. Quindi con il piedino per la cerniera faccio proprio questa cucitura. La lunghezza del punto la fisso a 3 mm. E quindi blocco il punto e poi procedo.
Allora, in questo caso, se la cerniera è più lunga, come sto utilizzando io, una cerniera più lunga del lato da coprire, si ha la possibilità di non spostare il cursore, la cucitura è molto più semplice. Ecco, qui mi fermo dove ho fatto, dove ho messo lo spillo. Ok? Prima cucitura terminata. Adesso prendo una parte interna, quindi il tessuto interno, lo sistemo qui in alto, lo faccio combaciare e quindi procedo di nuovo con la cucitura. Allora mi metto sul lato dove posso vedere, vedete, sul tessuto di jeans, dove io posso vedere dove ho terminato la cucitura, e proprio da lì riparto, blocco il punto e vado questa volta fino al bordo esterno. Quindi questa parte è fatta. Adesso con un filo in tinta lo infilo di nuovo la macchina, sposto il piedino per le cerniere e procedo con la ribattitura proprio qua in alto. Faccio sempre le stesse considerazioni. Tiro per bene i due tessuti e poi vado solo sulla parte che ho appena cucito, adesso con la cerniera stessa. Quindi io qui mi fermo a qualche millimetro, a 5-6 mm dal bordo, per intenderci. Ok? Ecco qua la cerniera ribattuta, vedete? Bene, adesso sull'altro lato della cerniera posiziono allo stesso modo questo pannello, quindi dritto su dritto così, a partire da questo bordo, e poi sposto questo, quindi allo stesso modo, e fisso poi questo qui. Ok? Quindi praticamente allo stesso modo. Eccoli qua, fissati tutti e due. Ora unisco la parte esterna, la faccio combaciare qui soprattutto dove si incontrano gli essuti, e li blocco con una pinzetta sia di qua che su quest'altro lato. Quindi posiziono per bene e quindi blocco. Come vedete qui l'ultima parte non l'ho cucita, e poi qui in basso, anche se è talmente piccolo che si può anche non bloccare. E allo stesso modo sistemo anche la parte interna. All'interno sistemo questo nastrino di circa 6 cm, lo metto in doppio e lo metto qui sulla parte laterale. Poi questo servirà per mettere eventualmente le chiavi. Lo sposto rispetto alla base di circa 1,5 cm e quindi procedo con le varie cuciture. Faccio la cucitura della parte esterna, quindi di questo laterale, arrivando praticamente fino all'altezza della cerniera. E qui blocco per bene il punto. In realtà potete fare anche tutta quanta la cucitura fino giù in basso. In questo modo, per questi piccoli oggetti, faccio così. Qui parto dalla parte, vedete, da dove c'è la cerniera. E anche in questo caso faccio tutta la cucitura a bordo piedino. La lunghezza del punto è di circa 3 mm. Richiudo per bene anche la parte in basso. L'ultima cucitura la faccio qui in basso, bloccando il punto all'inizio, poi sempre a bordo piedino, arrivo fino alla fine del tratto e blocco di nuovo il punto. Quindi il punto indietro va sempre fatto sia all'inizio che alla fine della cucitura. Quindi apro qui gli angoletti, fate attenzione, mando questo sul lato e questo sull'altro, quindi vedete, in modo da far coincidere queste due cuciture. Qui ripeto la stessa operazione, ma mantengo questa direzione del bordo. Quindi vedete, sistemo così anche sull'altro lato e faccio una cucitura sempre a bordo piedino su questo brevissimo tratto. Sistemo per bene il tessuto perché se si sposta in qualche modo poi viene un pochino storto, quindi bisogna farlo un pochino con cura. Blocco all'inizio e alla fine. Quindi fatto questo angoletto andrò a realizzare anche l'altro. Ho ripetuto la stessa operazione all'interno, solo che ho lasciato un'apertura sulla parte bassa dell'astuccio, quindi vedete, ho fatto le cuciture laterali, il basso, qui invece ho lasciato un'apertura. Giro quindi ecco, tolgo questo eccesso perché ho usato una cerniera più grande, lascio proprio una quantità di circa
un centimetro e giro sul dritto. Riporto tutto quanto sul dritto per bene e poi chiudo questa apertura qui. Si può fare sia con la macchina per cucire vicinissima al bordo oppure con un punto nascosto, questo in base a come siete più comode. Ecco qua la base, guardate che carina questa borsina e considerate che abbiamo usato solo due ritagli di tessuto, o per meglio, vabbè, due per l'esterno e due per l'interno. Qui dove ho lasciato questo nastrino posso mettere un portachiavi, quindi un anellino per poi appendere, diciamo, le chiavi. Ok? Metto questo con il gancetto oppure il semplice anellino e quindi vi ripeto che all'interno quello è opzionale perché lo possiamo usare come portaoggetti. Ed ecco qui la borsina. Allora, qui all'esterno, se vogliamo utilizzarlo, quello che mi avete mandato, diciamo, che mi avete proposto come tutorial, prevedeva un anellino anche qua all'esterno. Adesso vi faccio vedere in che modo. Allora, se volete mettere anche sul cursore questo portachiavi per poterlo appendere, ecco, è necessario prendere questi con la catenella e poi inserirla così. Inserirla così praticamente sul cursore della cerniera. Ed ecco qua la nostra borsina. Guardate, è veramente carina. È una proposta che avete fatto voi, quindi l'ho realizzata volentieri. Vi dico le misure: qui in alto è 12, qui in basso 8. Le misure sono indicative: qui 6 centimetri circa. E poi la profondità è di 5 centimetri. Questa è la prima borsina, quella abbiamo realizzato insieme. Quindi guardate, veramente è molto molto graziosa. Vi faccio vedere adesso anche le altre. Questa qui, che era di un tessuto con cui ho fatto una borsa più grande, ho voluto realizzare anche questa qui piccolina da abbinare. Questa qui è quella che abbiamo fatto insieme, dove c'è in più il gancetto. Nell'altra non ho messo, quindi effettivamente è opzionale. Questa qui è fatta con questo tessuto, non è doppiata all'interno, il procedimento comunque è lo stesso, senza doppiarla. E, insomma, queste sono le possibili versioni. Utilizzate questo cartamodello. Voglio adesso farvi notare che questo cartamodello lo potete utilizzare per cambiare leggermente le misure, cambiare la profondità e quindi l'altezza. Se fate questo angoletto di 2 cm, sempre dallo stesso cartamodello, però di 2 cm, viene leggermente più alto, in particolare la larghezza è la stessa, 12, qui invece ci troviamo 7 cm circa e 3 di base. Ok? Quindi è un pochino più stretto e più alto. Se vi piace di più questa forma qui, la potete fare doppiata con il tessuto all'interno o meno. Ciao!